Il luogo in cui ci troviamo è un luogo della memoria, è il luogo della Shoah. Il passato non è mai soltanto passato. Esso riguarda noi e ci indichi le vie da non prendere e quelle da prendere. Come Giovanni Paolo II ha percorso il cammino lungo le lapidi che nelle varie lingue ricordano le vittime di questo luogo, tutte queste lapidi commemorative parlano di dolore umano, ci lasciano intuire il cinismo di quel potere che trattava gli uomini come materiale, non riconoscendoli come persone nelle quali rifulge l'immagine di Dio. Alcune lapidi invitano ad una commemorazione particolare. C'è quella in lingua ebraica. I potentati del Terzo Reich volevano schiacciare il popolo ebraico nella sua totalità, eliminarlo dall'elenco dei popoli della terra. Allora le parole del Salmo: siamo messi a morte, stimati come pecore da macello, si verificarono in modo terribile. In fondo, quei criminali violenti, con l'annientamento di questo popolo, intendevano uccidere quel Dio che chiamò Abramo, che parlando sul Sinai stabilì i criteri orientativi dell'umanità che restano validi in eterno. Se questo popolo, semplicemente con la sua esistenza, costituisce una testimonianza di quel Dio che ha parlato all'uomo e lo prende in carico, allora quel Dio doveva finalmente essere morto e il dominio appartenere soltanto all'uomo, a loro stessi, che si ritenevano i forti, che avevano saputo impadronirsi del mondo.